Da tutta Italia a Pagani per la quinta edizione della rassegna nazionale enogastronomica intitolata ad Antonio Esposito Ferraioli. Ieri all'Ipsa Pittoni l'arrivo delle scuole ospiti con relativa accoglienza e sistemazione alberghiera, poi subito nel vivo. E cosa c'è di più vivo, di piatti che raccontano la storia di un territorio? Siamo partiti dall'antipasto con finocchio e polipo e noci di Sorrento. Arriviamo qui al primo piatto con una calamarata trafilata al bronzo di Gragnano, condita con un condimento a base di porcini e gamberetti di Nerano. Da quest'altro lato troviamo una spigola, diciamo un foulard di spigola con patata duchessa. Una spigola sfilettata del Mediterraneo, passata nel un pane saporito con odori nostrani, con prezzemolo, rosmarino, salvia, aglio, olio, e questa panura riveste la spigola e poi dopo all'interno ci sta la patata duchessa. Terminiamo il menù con il nostro dessert proposto, che sarebbe un soufflé al cioccolato fondente servito su una salsa all'amaretto e mirtilli, per contrastare il sapore del cioccolato con l'acidità del mirtillo, glassato nello zucchero semolato.